Il 12 giugno i cittadini di Chiesi sono chiamati alle urne per rinnovare le cariche comunali. E oggi siamo nella stanza del sindaco di Chiesi, Massimo Bacci, non per parlare ovviamente di elezioni, ma per ripercorrere insieme 10 lunghi anni di amministrazione, partendo dal 2012 per poi rinnovare il mandato nel 2017, per cui insomma 10 lunghi anni. Signor sindaco, buongiorno. Ecco, le facciamo subito una domanda per assurdo, e cioè i due mandati li ha fatti, sappiamo benissimo che non è possibile farne un terzo, ma ora è seduto qui e le chiediamo, farebbe un terzo mandato se fosse possibile? Sinceramente no. Credo che, come tutte le fasi della vita, anche l'impegno in politica, perlomeno l'impegno continuativo in un certo ruolo, debba per forza di cose terminare. Credo che sia giusto che un mandato non duri più di 5 anni, io ne ho fatti 2, c'è un vincolo di legge, ma credo che non avrei avuto la spinta per fare il terzo mandato. Ok, abbiamo detto appunto 2 mandati di 10 anni, e la prima domanda che vogliamo rivolgerle è proprio come è cambiata la città di Chiesi in questi 10 anni. La mia è una lettura di parte, però credo che oggettivamente la città sia cambiata in profondità, sia cambiata prima di tutto. Dicono che so fare quello in particolare, ma per me è un complimento. Abbiamo risanato una situazione di bilancio veramente critica. Io credo che in qualsiasi famiglia la prima cosa da fare in un momento di difficoltà, se la difficoltà è di tipo economico, è sistemare le questioni economiche. A quel punto sistemate con grandissimo sforzo, perché il bilancio del Comune di Chiesi nel 2000, al termine del mandato Belcecchi nel 2011, noi abbiamo amministrato dal 2012, ma erano scelte fatte da chi ci aveva preceduto, era veramente un bilancio di un comune in predissesto. L'abbiamo sanato nella sua interezza. Ricordo a tutti che nel 2017 l'Università Cattolica, chi studia i bilanci dei comuni oltre i 40.000 abitanti, ci ha inserito in un contesto addirittura al 12° posto in Italia su 170 comuni, se non sbaglio, che hanno più di 40.000 abitanti, e siamo la città del centro, prima davanti a tutte le altre, il centro-sud, perché poi tutte le altre città, quelle che ci stavano davanti in classifica, erano tutte città del nord. Prima di tutto questo, e poi grazie a questo abbiamo potuto fare tutti quegli interventi che sono un po' sotto gli occhi di tutti, a cominciare dalle grandi criticità da risolvere, parlo dei lavori pubblici, che sono le scuole dove vengono ospitati i nostri ragazzi, a delle strutture per chi ha più bisogno, parlo delle strutture sia per chi ha handicap gravi, sia per le persone che hanno problemi, patologie particolari, penso all'Alzheimer e ai malati di autismo. Siamo riusciti a fare tutte quelle cose che abbiamo messo in piedi proprio grazie a una sana gestione dei conti pubblici. Sì, c'è un progetto che magari aveva in programma di fare o intendeva fare che non si è riusciti a fare? Io mi rifaccio a quello che ho detto in sede di ultimo consiglio comunale. Noi avevamo proposto, siamo in una democrazia dove vige il regime della rappresentanza, e in questo tipo di democrazia ci si propone attraverso un programma di mandato, si chiede il voto ai cittadini su quel programma e si governa la città per poi rispettare gli impegni presi. Io credo che se i nostri cittadini avranno tempo da perdere e vadano a controllare sia
quello che è stato il programma di mandato del 2012 che quello del 2017 potranno constatare che più del 90% degli impegni presi sono stati rispettati e credo che questa sia alla base di qualsiasi tipo di impegno amministrativo. E c'è un'opera, un momento in particolare che la rende orgogliosa della città di Jesi? Io credo che le opere che mi rendono più orgoglioso sono quelle che sono andate e realizzate a favore dei più deboli. Quando abbiamo avuto le prime disponibilità, ricordo a tutti che abbiamo realizzato quello che è chiamato il Maschiamonte, che è una struttura all'avanguardia per chi soffre di gravi disabilità. Potevamo inizialmente asfaltare qualche strada e qualche marciapiede, magari avere più consenso all'epoca, parlo del 2015, abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze dei più deboli perché abbiamo sempre creduto che vanno gli indirizzi, le scelte vanno fatte sulla base delle priorità e chi è più debole deve essere assistito rispetto a chi non ne ha bisogno, insomma. Sì, e alla luce appunto di questa esperienza decennale, crede che esista un modello per amministrare bene una città come Jesi? Mi riferisco anche a momenti di particolare criticità che abbiamo vissuto con l'avvento del Covid, insomma altri eventi diciamo, poco felici che possono accadere. Il modello credo, rifacendomi di nuovo alla rappresentanza che un mandato contiene, è quello di rispettare gli impegni che si assumono nei confronti dei cittadini, non fare promesse che poi non riescono ad essere mantenute e operare come abbiamo potuto fare noi, e credo sia una condizione fondamentale, liberi da condizionamenti di partiti che molte volte impongono scelte che non hanno ricadute a favore dei cittadini, ma scelte di parte che non sono quelle che fanno il bene della città e dei nostri cittadini. Bene, adesso appunto una domanda su, visto che chiaramente, come dicevamo poco fa, qui dentro c'è stato veramente poco, ma sicuramente una delle stanze che ha vissuto maggiormente con più intensità sono quelle accanto, quindi sia quelle della Giunta che quelle del Consiglio Comunale. Allora, i suoi rapporti con la maggioranza ma anche con l'opposizione, insomma, in questi anni. Ma guardi, intanto la ringrazio per la domanda perché è vero, nella stanza di rappresentanza sono stato poco, ho ricevuto le persone che venivano da fuori Jesi in particolare, sono stato tantissimo nella sala giunta, perché sono stato e voglio essere ricordato per essere stato un sindaco operativo che ha lavorato molto per la città, possono dire i detrattori di qualsiasi cosa, ma questo non potranno mai affermarlo, che non ho dato tutto me stesso per cercare di fare il meglio, poi qualche volta ci si riesce, qualche altra purtroppo non ci si riesce, e pertanto la sala giunta è stata veramente la sala che ho frequentato di più, che ha accolto cittadini, collaboratori, personale del comune e credo che sia stata la sala dove si è prodotto di più. Poi c'è l'altra sala che è il massimo consesso politico cittadino dove in realtà qualche volta si recitano delle parti, molte volte credo che parto dalla minoranza, chi sta in minoranza non creda neanche fortemente a quello che sostiene, lo fa per una parte che deve assumere. Devo dire che se devo mettere sulla bilancia la modalità di fare opposizione del primo mandato e del secondo mandato, devo dire che il primo mandato sicuramente l'opposizione è stata molto più costruttiva, dopo un periodo di assestamento comunque ci sono state anche proposte, onestamente nel secondo mandato di proposte non ne ricordo una, sinceramente non ne ricordo una, ricordo solo continui attacchi e prese di posizioni quasi sempre strumentali e non mi è parsa una grande opposizione. Per quanto riguarda invece la maggioranza, devo con orgoglio dire che non ricordo nei due mandati da sindaco una volta che la maggioranza è andata sotto nelle votazioni. Siamo sempre stati
coesi, siamo rappresentanti di liste civiche, dunque di come dire, sensibilità e appartenenze politiche differenti, ma abbiamo sempre lavorato nell'interesse della città e quello è stato il cemento che ci ha permesso di governare, credo, almeno da quel punto di vista, con grande unità di intenti. Bene, questa è una domanda che riguarda più, diciamo, Massimo Bacci, uomo e professionista. Ecco, in che modo il ruolo di sindaco ha influenzato in qualche maniera, se lo ha fatto, la sua professione? Ringrazio anche per questa domanda, perché poi generalmente non si conoscono o non interessano gli spot personali se non quando ci si comporta male, ma se no generalmente non ci si interessa di quali sono le ricadute. Io devo dire che ha avuto una ricaduta importante, perché l'impegno è stato enorme e la mia fortuna, la fortuna della mia famiglia, è che abbiamo creato insieme a mia moglie da nulla uno studio commerciale, commercialisti, e grazie al suo supporto che lo studio è andato avanti e ha avuto la possibilità di mantenere i clienti e anche di aumentare il numero di clienti. Senza di lei sarebbe stato un problema enorme, perché qua dentro, nella sala giunta, come dicevo, ho passato molti giorni dei 10 anni trascorsi. Quindi sicuramente qui sono donna, quindi spendo una parola per la sua signora, che le è stata accanto in questi anni, l'abbiamo sempre vista, sicuramente è stato un grande sostegno. Assolutamente, la sua famiglia, insomma. Assolutamente, tutta la famiglia e mia moglie in particolare. E allora, mi ricordo il 5 di aprile di aver visto forse per la prima volta molta commozione quando ha preso il microfono durante la serata di gala di presentazione del Giro d'Italia, degli eventi collaterali. Io lì ho visto, forse è un'impressione mia, ma ho visto per la prima volta una commozione particolare. È lì che forse ha avuto la consapevolezza che il mandato stava terminando? Probabilmente sì, cerco di nascondere un po' le emozioni. Quella sera l'ho fatto in parte, ultimamente probabilmente perché comincio ad andare su con gli anni faccio più fatica a nascondere le emozioni. Sì, quella sera ero particolarmente emozionato, era un po' un salutare la città, non so se ci saranno altre occasioni, probabilmente il giorno della tappa non sarà la stessa cosa, e sì è vero, ero molto emozionato ed era un po' legato al fatto che ho visto in un attimo trascorrere 10 anni e quello era uno degli ultimi appuntamenti e era una delle ultime possibilità per comunicarlo a tutti i cittadini che erano in quell'istante rappresentati da coloro che erano seduti in teatro. Beh sì, diciamo che effettivamente questo è un periodo molto intenso per la città, al di là delle campagne elettorali, però il Giro d'Italia, insomma, con tutti gli eventi collaterali che la città sta vivendo, forse la farà uscire un po' in punta di piedi, no? Diciamo così. Ma io voglio uscire in punta di piedi, non ho ambizioni, ho già detto, e un po' mi sorprende vedere a livello, in questi giorni, a livello di nuove rappresentanze politiche, nuove pericolettate, cioè vedo tante persone che sono state impegnate in politica qui a Jesi tanti anni fa, che ritorno, non lo so se direttamente o tramite familiari, vorrebbero tornare in auge. Io credo che, come dicevo all'inizio, ogni percorso ha un suo periodo e una volta terminato un incarico è bene lasciare spazio ad altri, almeno credo che si deve dare la possibilità, specialmente ai più giovani, di essere attori principali nella gestione della comunità, della città in generale. Insomma. Ecco, adesso andiamo a, diciamo, qualche domanda più piccante, nel senso che quello che abbiamo letto su di lei, adesso glielo chiediamo così. Allora, c'è chi dice che lei è un podestà. Cosa risponde? Guardi, io credo che
questa è una storia che è uscita in particolare dopo la scelta fatta dal Consiglio Comunale di traslare la Fontana dei Leoni in Piazza della Repubblica. Io credo che si possa chiedere ai collaboratori del Comune, se ai stessi assessori, ai consiglieri comunali di maggioranza, se ho mai imposto una scelta, ho sempre cercato di discutere. Fa comodo in questo momento dipingermi quello che non sono, me ne sto facendo una ragione e va bene, ognuno rimanga della sua opinione. Io credo di aver sempre coinvolto tutti, dicevo prima, sono stato mai qua, dunque non ho mai tenuto un distacco con i miei collaboratori, sono stato sempre in mezzo a loro e credo di aver preso sempre decisioni di comune accordo. Ok, un'altra cosa che magari qualcuno ha detto è che è un sindaco che non comunica. Ma, anche qui vorrei ai detrattori ricordare che cosa è accaduto nel 2017, cioè, dopo 5 anni di mandato Bacci siamo andati alle elezioni, abbiamo vinto col 60%, che erano i numeri che ottenevano i partiti di centrosinistra, che erano assolutamente più strutturati, che avevano un apparato molto più strutturato. Noi non abbiamo nessun apparato, abbiamo vinto col 60% dei voti, abbiamo vinto in tutti i seggi elettorali, tutti, quasi sempre con distacco. Significa che almeno fino al 2017 comunicavamo. Qui ci si dimentica di una cosa fondamentale: ci sono stati 2 anni di pandemia e qualcuno fa finta di non ricordare questo e si è potuto non solo non comunicare poco o comunque comunicare cose non belle, ma ci siamo dovuti tirar su le maniche, perché non auguro a nessuno quello che è capitato a noi, cioè amministrare la città in un periodo di emergenza assoluta. Si confonde quel periodo con tutti gli altri anni dove in realtà io sono stato in mezzo alla gente, mi piace stare in mezzo alla gente e credo di aver sempre cercato di comunicare quello che l'attività della giunta, del consiglio comunale ha portato avanti, le attività. Ok, l'altra cosa insomma che chiediamo è, o le chiediamo perché l'abbiamo letta, l'anno di vita, un uomo di destra. Beh, anche questa, allora io non voglio appartenenze politiche, non le ho volute nel primo mandato, non le ho volute nel secondo mandato, mi pare di aver dimostrato che sono un uomo libero dai partiti. Se uomo di destra si diventa perché si sconfigge, io direi finalmente, una modalità di governare da parte del centro-sinistra, allora sono un uomo di destra. Se invece sconfiggere il centro-sinistra, che non fa tra l'altro cose di centro-sinistra, ma cura solo degli orticelli molto limitati e se ne faccio passare il termine, se ne frega del sociale, dei più deboli, cosa che noi abbiamo fatto, allora a quel punto forse sono molto più di sinistra di quelli che a voce lo raccontano. Insomma. Ecco, mi ha già risposto, perché la seconda domanda questa era se è vero, no? Qualcuno dice che è un uomo di sinistra, quindi mi ha già risposto. Ma io ripeto, vorrei essere equidistante, sono stato amministratore di questa città non volendo appartenenze, perché credo che una città si possa amministrare senza ideologie particolari, nell'interesse dei cittadini, e come abbiamo governato noi attraverso il confronto fra chi ha idee più di centrosinistra e chi ha più idee di centrodestra. Abbiamo trovato sempre la sintesi, che credo sia la cosa migliore, che in politica è quel, uso il virgolettato, compromesso che manda avanti le questioni e le attività. Ok, poi c'è chi dice che lei è il sindaco del fare. Ringrazio questi signori, devo dire con grande soddisfazione che finalmente sto incontrando le persone dopo il Covid, si sta molto più in giro, e devo dire, questo lo dico con grande orgoglio, tanta gente mi ferma e mi ringrazia per quello che è stato fatto, per me è una grande soddisfazione, significa che molti cittadini
come dire, non vengono influenzati da una parte che a mio modo di vedere non è così numerosa, che sta impostando anche la campagna elettorale attaccando un'amministrazione che credo abbia fatto molto, e quando parlo di amministrazione non parlo del sindaco, parlo di tutti quelli che hanno collaborato con il sottoscritto e ovviamente della struttura comunale. Ok, c'è stato un momento in cui ha pensato dentro di sé, ma chi me l'ha fatto fare? Quasi mai, forse nel periodo della pandemia, quando dopo i 2 mesi di lockdown non sapevamo veramente dove sbattere la testa, perché eravamo assolutamente isolati da tutto e da tutti. Dovevamo comunque amministrare la città con 1000 difficoltà, forse preso lo sconforto, veramente ho pensato ma non mi merito tutto questo, perché ho cercato di dare un grande contributo, ma è veramente complesso e difficile in questo momento amministrare la città. Bene, il giorno in cui ufficialmente lascerà questo ufficio, questi uffici comunali, che cosa dirà ai dipendenti comunali, insomma a tutte le persone che lavorano qui dentro? Ma a moltissimi di loro, ovviamente non tutti, ma a moltissimi di loro un grazie infinito per quello che hanno fatto, per il fatto che ci hanno seguito, hanno capito quello che era il nostro approccio, e devo dire ci hanno dato un supporto straordinario. La politica è fatta da un indirizzo e poi il controllo che quell'indirizzo politico, quella scelta venga attuato. Io devo dire che dopo il primo anno di mandato l'indirizzo è sempre stato, credo, molto chiaro, al termine è stato fatto un controllo e devo dire che quasi sempre i dipendenti del comune hanno risposto. Bene, ora la domanda conclusiva è: cosa c'è nel futuro di Massimo Bacci? Ma per adesso ho un'unica certezza, anche se nella vita andando su quegli anni di certezze ce ne sono sempre meno, che è quella di ritornare a tempo pieno a fare il mio lavoro, dedicarmi a dei progetti importanti della mia famiglia e fare questo. La politica in questo momento, insomma, per una serie di questioni dalla politica vorrei un attimo allontanarmi. Vediamo quello che sarà il futuro, ma è probabile che questo è, diciamo, questa esperienza politica finisca con la mia esperienza politica, finisca con l'esperienza qui nel Comune di Jesi. Bene, ringraziamo il sindaco Massimo Bacci per averci dedicato del tempo, che di questi periodi, insomma, non è, sappiamo che non è facile, quindi ringraziamo a nome di tutta la redazione e ovviamente, insomma, i nostri ringraziamenti. Grazie di cuore.